L'aeroporto di Alghero ha un buco di 12 milioni di euro. L'aeroporto di Verona ha chiuso l'ultimo bilancio con 26 milioni di euro di perdita. Ok, la colpa non sarà tutta di Ryanair, ma i pesantissimi contratti con la società irlandese hanno certamente un peso sulle casse delle società di gestione degli aeroporti italiani. Ne sono assolutamente convinti nella città di Giulietta e Romeo, dove la risoluzione dei contratti tossici, come sono stati definiti quelli con la compagnia irlandese ed altri vettori, è uno dei tre punti alla base del piano industriale della Catullo SPA, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, che stava seriamente rischiando il fallimento. Tutte le compagnie hanno aderito alla richiesta di rinegoziazione dei contratti, meno Ryanair, che con la precedente gestione aveva firmato un contratto, valido altri 5 anni, a circa 7 milioni di euro l'anno, circa 25 euro a passeggero in transito, ritenuto iniquo e illegittimo dagli attuali vertici dell'aeroporto. Che hanno quindi impugnato il contratto e hanno smesso nel 2012 di corrispondere questi incentivi alla compagnia irlandese. Per contro, la compagnia irlandese comincia a non pagare più le tasse aeroportuali quando i suoi vettori arrivano e partono dal Catullo. Prende l'iniziativa un europarlamentare di Verona, Fontana, che segnala il caso all'Unione Europea, alla Commissione per il libero mercato, per la concorrenza, dicendo che a Verona si sta creando una situazione per cui ci sono aiuti di Stato. Contemporaneamente anche una compagnia aerea che vola, che ha base a Verona, che è Meridiana, fa un esposto all'Unione Europea per concorrenza sleale, gli incentivi molto alti fuori mercato che Ryanair riceve. Viene aperta un'istruttoria in Europa e l'Unione Europea comincia a chiedere chiarimenti anche al governo, oltre che al Catullo, per cui il contratto va a finire sotto la lente di ingrandimento. A questo punto si apre il contenzioso tra Catullo e Ryanair per cercare di trovare un punto di accordo e negoziare un nuovo contratto. Non si riesce a ottenere, anzi il Catullo, siccome Ryanair non paga i diritti aeroportuali, chiede a ENAC di fare un'ordinanza ai sensi del codice della navigazione, per cui ENAC minaccia Ryanair di lasciare i vettori a terra perché non paga le tasse. Ryanair impugna in agosto davanti al TAR questa ordinanza e ottiene una sospensiva. Si arriva a ottobre 2012 quando Ryanair decide di abbandonare completamente Verona e dal 12 ottobre porta via gli aerei e non vola più e non fa più nessun volo da Verona né verso mete italiane né verso destinazioni internazionali. Il Catullo in questo modo tira un sospiro di sollievo perché risparmia tra i 6 e i 7 milioni di euro l'anno di incentivi che pesavano moltissimo sul bilancio. Dall'altra parte però ha perso 500.000 passeggeri che deve cercare di recuperare. Il mercato, a sentire i vertici della Catullo SPA, già ha dimostrato interesse per gli spazi lasciati liberi da Ryanair. Su alcuni di essi, voli internazionali, sono già operative altre compagnie aeree. Sul fronte nazionale, l'uscita di Ryanair il 12 ottobre è costata la cancellazione di 37 frequenze settimanali, 23 delle quali però sono già state recuperate e sono operative nell'attuale stagione invernale. Ulteriori 10 saranno operative da marzo. Su questo contratto tossico, come è stato definito, dell'aeroporto Catullo con Ryanair, oltre alla Commissione Europea sta indagando anche la magistratura? Allora, ci sono delle indagini da parte della magistratura e della Guardia di Finanza sul precedente gestione dell'aeroporto che ha portato all'iscrizione di alcuni indagati, e uno dei filoni di questa inchiesta riguarda anche il contratto di Ryanair. E questa indagine della magistratura era finalizzata a capire qual era anche il valore di riferimento degli incentivi dati in altri aeroporti d'Italia rispetto a quelli che sono stati somministrati a Verona. Questo contratto con Ryanair comunque non è stato l'unico contratto rivisto dalla nuova gestione. Tutti li hanno rivisti, meno che Ryanair. Perché? Perché Ryanair temeva un effetto domino, cioè temeva che se avesse ceduto alle pressioni di Verona riducendo gli incentivi, anche altri aeroporti che erano lì alla finestra molto interessati e stavano guardando cosa poteva accadere a Verona avrebbero probabilmente avanzato la stessa richiesta.